Mister, per quest'anno glieli faccio di persona i complimenti, anche se nello sport, nel calcio principalmente, di complimenti, insomma, ci si fa poco rispetto alla classifica. Noi ci riprendiamo, comunque grazie, e anche perché credo che questi ragazzi lo meritino, assolutamente. È stata una gara particolare perché al terzo minuto ancora un gol e secondo me ancora un'incertezza che vi poteva distruggere, vi poteva tagliare le gambe, invece vi siete ripresi, siete andati in vantaggio. A quel punto nella mia testa è balenata anche l'idea dei primi punti, dei primi 3 punti per il Lanciano. Poi forse quell'espulsione di Picozzi vi ha tolto ancora di più forza sulle gambe perché avete speso tanto in questi giorni. Anche a me era balenata la possibilità di prendere 3 punti. No, Piccozzi ci ha un po' danneggiato questa espulsione perché noi non abbiamo una condizione fisica ottimale per poter reggere 90 minuti. Poi in 10 è veramente problematico. Ancora oggi non andiamo a lista completa, ancora oggi in 18, recuperarli uno per volta è complicato e non avere possibilità di lavorare sistematicamente in settimana perché si gioca, si recupera, si gioca di continuo. Noi arriviamo domenica a fare 9 partite in 29 giorni. Per una squadra che non ha una preparazione sulle gambe è veramente complicato. Gliela volevo fare qualche settimana fa, ma gliela faccio adesso approfittando della vicinanza fisica. Chi glielo fa fare a mister Di Pasquale? In queste situazioni è sempre. Con noi può dire tutto, eh. Ci mancherebbero, ma io non ho problemi. In queste situazioni è sempre molto più facile scendere dal carro che restarci, poi magari stare in tribuna e dire male o andare per il corso e dire male è facile. Però io parto da un discorso un pochettino più lungo, no? Noi siamo un gruppo di lavoro che lavora insieme da anni nello staff e abbiamo un settore giovanile. Nessuno si rende conto che far finire il Lanciano come prima squadra, come eccellenza, va in blocco un intero movimento calcistico della città. Quindi io ho accettato questa situazione quando si doveva ripartire a ranghi compatti, non a ranghi interi. Quindi era necessario salvarsi. Salvarsi significava mantenere la categoria e salvarsi significa mantenere un movimento. Proviamo a immaginare cosa passa nella testa di un 2003, di un 2004, 2005, 2006, senza avere una prospettiva di prima squadra cittadina. Quindi il vero problema è questo. Io non ho interessi particolari ad allenare in eccellenza. Alla mia età non conta allenare in eccellenza o altro. Contava mantenere questo stato di cose. Poi è successo che è partito questo mini campionato, ci siamo ritrovati dentro, lo portiamo avanti. Adesso girare le spalle a tutti questi ragazzi è veramente brutto e complicato. Quindi si rimane, si lavora insieme, si è creato un rapporto nello spogliatoio bellissimo e forse in campo si vede e traspare. Quindi a me personalmente me lo fa fare la voglia di stare in campo e lavorare con loro, fermo restando che va difeso un progetto. Cioè, scusami, approfitto. L'ultimo ragazzo lancianese che ha fatto un campionato nazionale è un 2001 e questo è grave. Ripartire nuovamente dalla terza categoria significa che nessun ragazzo lancianese potrà fare un campionato nazionale nei prossimi 6 o 7 anni e per una città come Lanciano questo è il vero dramma sportivo. Ma ogni tanto, oltre a battere e a urlare in panchina e negli spogliatoi, c'è bisogno di fare la voce grossa anche oltre. Purtroppo sì, purtroppo sì, per esempio ieri è successo ed è successo a malo modo, lo spogliatoio e io in primis siamo stati costretti a fare la voce grossa verso emissari che sono venuti qui a Lanciano a pontificare sul nulla. Qui c'è un lavoro, c'è dignità, ci sono persone che vanno rispettate al di là dell'essere giocatori. Fare un bonifico di 90 euro ad un ragazzo che fa 130-140 km al giorno per venire ad allenarsi è offensivo e offende la dignità di quel ragazzo prima ancora del giocatore e questo va difeso, quindi ogni tanto la voce grossa serve. E la piazza che cosa dice? Perché ovviamente noi veniamo a conoscenza di questi fatti, però la piazza deve reagire, no? Deve cercare di dare una mano non solo alla parte, come diceva lei, tecnica, ma soprattutto sotto l'aspetto sociale, perché se si ferma questo movimento si ferma tutto il meccanismo che comprende anche i giovani. Io personalmente posso parlare a nome mio, forse da insegnante se vogliamo, metto al primo posto i ragazzi.
e quindi non far morire un movimento dovrebbe essere interesse della città e soprattutto di un'amministrazione comunale che dovrebbe guardare gli interessi sociali dei ragazzi prima di ogni cosa. Io l'ho fatto notare in tribuna stampa, lo dico anche a lei, però effettivamente arrivare a Lanciano fuori dal Biondi e vedere anche un decoro urbano, non vorrei dire mediocre, ma insomma poco ci manca, anche questo è un po' lo specchio della situazione. Perché si è arrivato a tutto questo, mister? Si è arrivato a tutto questo perché quando si vince, quando si sta nelle categorie importanti, partecipiamo tutti. Quando poi c'è da rimboccarsi le mani, quando c'è da sporcarsi le mani, in quel momento lì preferiamo stare lontano, stare fuori e aspettare tempi migliori. Però i tempi migliori, se non ce li costruiamo noi, non ci ricostruisce nessuno. Noi non possiamo aspettare che venga gente da fuori per costruirci tempi migliori. Dobbiamo essere noi qui dentro a sporcarci le mani per riportare Lanciano dove merita. Cioè, io mi auguro sempre che il lancianese venga qui a sporcarsi le mani. Grazie mister e complimenti non solo per la gestione tecnica. Grazie, grazie.